Ciao e benvenuto o benvenuta nel mio corso di acquerello online base. Se sei qui probabilmente già mi conosci, ma mi presento di nuovo. Sono Sue Carbuglia e sono un'illustratrice di libri per bambini. Insieme all'albero delle matite abbiamo deciso di realizzare questo corso composto da 13 video lezioni e 3 revisioni. In questo primo video parleremo della tecnica in generale, di alcuni aspetti teorici che dovresti conoscere prima di prendere confidenza con questo strumento. Gli acquerelli sono formati dai pigmenti naturali di colore ridotti in polvere e dalla gomma arabica, una sostanza che li tiene uniti. La gomma arabica è una gomma naturale, nota anche come gomma di acacia, in quanto estratta da una specie di acacia. La base di tale tecnica, come dice la parola stessa, è l'acqua e per questo motivo il colore appare così trasparente. Le origini della tecnica risalgono al Medioevo, nel quale spesso l'acquerello veniva utilizzato dagli amanuensi e dagli illustratori. Nel Rinascimento venne utilizzato soprattutto per la preparazione e la progettazione architettonica, grazie alla sua velocità di utilizzo e la sua efficace resa dei chiaroscuri. Venne inoltre impiegato in vari studi di tipo naturalistico. Sicuramente tra gli esponenti più importanti abbiamo Albrecht Dürer, di cui questa illustrazione è un esempio. Nell'Ottocento l'uso dell'acquarello viene fatto da artisti come ad esempio William Turner, che qui ne fa un uso molto espressivo, quasi del tutto moderno. Nella storia dell'arte ha usato spesso l'acquarello anche l'artista da me molto amato, Paul Klee. In questo caso rappresenta un viaggio in Tunisia. In qualche modo l'acquerello comunque è sempre rimasto nella storia dell'arte un po' in secondo piano. Per esempio è rimasto sempre più nell'ambito degli illustratori e non ha la stessa importanza come può avere una tecnica quale l'olio. Il bello dell'acquerello è che questa tecnica può essere usata in modo molto libero, espressivo, con le gocce di colore che scendono anche in modo che sembra casuale, come nel caso dell'illustratrice Agnès Cécile. Oppure può essere utilizzato in modo piatto e molto controllato, come nel caso della grandissima illustratrice Lisbeth Zwerger, la quale appunto in seconda delle scene che deve rappresentare crea colori piatti oppure dà all'acquarello maggiore movimento. Altro stile è quello di questa rosa, che potrebbe essere definito acquarello in stile botanico. Questo è un altro stile ancora, usare l'acquarello, che ricalca quasi una precisione scientifica. Allo stesso modo esiste quindi tutta una branca dell'acquarello che si occupa dell'illustrazione naturalistica. La cosa bella di questa tecnica è che sei tu a decidere come volerla utilizzare,
Non ci sono regole predisposte, ma è una tecnica versatile. Se non hai mai provato questa tecnica, tutto sta nel capire come equilibrare la quantità di colore e di acqua secondo ciò che si vuole ottenere, di un colore più vivido oppure più diluito. Per ora non ti preoccupare, vedremo insieme come fare con degli esercizi mirati. Altra caratteristica che trovo interessante di questa tecnica è il suo essere imprevedibile, inaspettata e spontanea. Infatti il colore trasportato dall'acqua va per conto suo e bisogna avere la capacità di indirizzarlo dove si vuole. Sono sicura che le ore passate a sperimentare con i colori e con l'acqua saranno delle ore molto piacevoli di relax e anche di meditazione. L'acquarello è una tecnica che si basa sulla sovrapposizione di sottili strati di colore trasparente. Per il risultato definitivo si può arrivare direttamente alla tonalità che si vuole ottenere, oppure raggiungerla per strati, dal più chiaro al più scuro. Anche per capire questo aspetto ho preparato degli esercizi appositi per comprendere come funziona l'acquarello. Le altre tecniche come l'olio oppure la gouache, cioè la tempera, sono coprenti, mentre l'acquarello segue una logica di sottrazione. In questo video puoi vedere la differenza di colori tra la tempera, che è il colore che sto stendendo adesso, e l'acquarello. La tempera appare più pesante, più pastosa, perché all'interno ha anche un elemento gessoso che appunto risulta coprente, a differenza dell'acquarello invece che è trasparente e leggero. Per arrivare a una quantità di colore simile a quella della tempera, ci vorranno strati e strati di acquarello sopra trasparente che si andrà a sommare per raggiungere la stessa intensità. Come si fa a creare il bianco con l'acquarello? Io sconsiglio sempre di utilizzare quel bianco che si trova all'interno dei set di acquarello perché è una sorta di tempera. Per cui il chiaro e il bianco si ottengono togliendo colore e giocando sulla trasparenza, sfruttando il bianco della carta. Le parti bianche e più chiare quindi non vanno aggiunte alla fine, come può essere nel caso della tempera, ma sono anzi il punto di partenza per iniziare il proprio disegno. Le parti bianche corrispondono proprio alla base del supporto. Le tecniche utilizzate per questo tipo di pittura variano a seconda dell'effetto finale che si vuole ottenere e si possono suddividere genericamente in due tipi di stesura, bagnato su bagnato e bagnato su asciutto. Il bagnato su bagnato consiste nell'inumidire la carta in maniera omogenea e poi andare a dipingere con il colore sulla carta già bagnata. In questo caso si crea un effetto soffuso, suggestivo e molto anche imprevedibile. In questo caso infatti sto stendendo macchie di colore sulla carta già bagnata e in questo caso creano degli effetti strani e quasi incontrollabili. Il bagnato su asciutto invece si ottiene bagnando il pennello e stendendo il colore sulla carta. In questo caso la carta non è stata bagnata ma è asciutta. La difficoltà di questa tecnica è che il colore non è facilmente controllabile, infatti tenderà ad asciugarsi velocemente e non riusciremo a fare delle campiture estese e piatte. Thank you.
Altro modo di procedere è quello per velature, ossia stendere il colore partendo da una tonalità chiara e, una volta asciutto, cosa molto importante, procedere per la sovrapposizione con una tonalità dello stesso tipo. In questo modo si ottengono dei toni più scuri. Questo può essere fatto ovviamente sia con la stessa tonalità, ma come anche in questo caso con tonalità diverse. In ogni caso vedremo con degli esercizi appositi come controllare queste tecniche più avanti. Questa era solamente un'anteprima. Nella prossima lezione parlerò in modo approfondito degli strumenti utili per cominciare questa tecnica, delle migliori marche e degli strumenti da utilizzare. Quando ti sei iscritto al corso avrai già ricevuto una lista dei materiali. È una lista base che puoi integrare con i materiali che già hai ed è semplicemente un'indicazione per cominciare a dipingere con l'acquerello.